e però per fare questo loro restano la prigione. Secondo padre Cervellera ci sono attualmente 18 sacerdoti in carcere e 15 vescovi che o sono in prigione o sono impossibilitati a svolgere la loro missione. Di due si sono perse le tracce da 7 anni, scomparsi nel nulla, probabilmente morti. Ma non ci sono solo gli arresti a complicare la vita dei cattolici in Cina. Ma poi c'è tutta quella persecuzione sottile, direi, questa non è contabilizzata dal punto di vista del numero delle prigioni, una persecuzione sottile che è il fatto che non è possibile predicare liberamente, la Chiesa non ha diritto di entrare nelle scuole a proporre la sua fede, non è possibile pubblicare tutti i libri che si vuole, i libri religiosi possono essere distribuiti soltanto all'interno delle chiese e non nelle librerie comuni, e poi anche questo controllo spietato che c'è di tutte le attività religiose all'interno della stessa chiesa ufficiale. Le due chiese, quella ufficiale e quella clandestina legata al Vaticano, hanno avuto vite separate per molti anni. Adesso la situazione è cambiata, molti preti della chiesa ufficiale sono anche membri della chiesa clandestina. Il cardinale Cigarai, che visitò 2 anni fa la Cina per conto di Papa Wojtyla, dichiarò che in Cina non esistono due chiese, ma una chiesa con due volti. Dopo la rivoluzione culturale in cui chiesa ufficiale e chiesa sotterranea sono stati uniti dalla persecuzione, da un'unica persecuzione, e dopo il massacro di Tiananmen, molti della Chiesa ufficiale, diciamo così, sono disillusi con lo Stato cinese e soprattutto con il patriottismo, tra virgolette, dello Stato cinese. E per questo, dalla crisi del marxismo, dalla crisi, una crisi di fiducia verso il governo cinese, hanno cominciato a ripensare alla loro fede. E quindi, in questo modo, moltissimi vescovi della Chiesa ufficiale hanno chiesto perdono della loro situazione e hanno chiesto di essere riconciliati con il Papa. Ma allora perché continuano a esistere due chiese in Cina? Perché per partecipare alla Chiesa ufficiale bisogna iscriversi all'associazione patriottica, questo è ancora il punto dolente. Non è la collaborazione tra le due chiese il problema, perché anzi c'è e sta crescendo in Cina. Il problema è che c'è un'associazione patriottica che pretende di stabilire lei come va vissuta la fede e di stabilire lei come va fatto il rapporto con il Vaticano. E allora in questo caso qui la Chiesa sotterranea, per esempio, ha già proposto tante volte al governo dicendo noi siamo d'accordo di essere registrati, perché è giusto che il governo sappia cosa facciamo, quando lo facciamo, non lo facciamo, eccetera eccetera, quindi va bene essere registrati, ma non fateci fermare l'adesione all'associazione patriottica. Dunque il problema è il controllo e il governo cinese resta diffidente nei confronti della potente Chiesa Cattolica. Sentiamo il corrispondente della RAI a Pechino, Paolo Longo. Ma il governo cinese ha paura particolarmente della Chiesa Cattolica perché è una chiesa, è un'organizzazione molto strutturata, ha un capo spirituale sovranazionale che richiede l'attenzione e adesione da parte dei fedeli al di sopra dei valori nazionali. Ed è questo che ai cinesi non piace, la presenza di una figura come quella del Papa, al quale bisogna affidarsi, al quale bisogna giurare fedeltà al di sopra dello Stato. Questo ai cinesi non piace perché ovviamente mina alla base la struttura stessa del potere comunista cinese che è solidale, è un blocco unico. La Chiesa vuole far comprendere alla Cina che essere davvero cristiani non vuol dire essere contro la Cina, ma essere invece a favore della bontà della Cina, a favore dello sviluppo della Cina. Questo è quello che il governo cinese non comprende ancora, perché è ancora malato di ideologia. Per cui loro vedono il Papa come un elemento straniero che cospira contro la Chiesa. Quando io ero a Pechino c'erano dei giovani che mi dicevano: ah, tu sei cattolico, ma è vero che il Papa sta promando per far cadere la Cina? Ho detto: ma guarda, il Papa c'ha molto più cose da pensare che non questa sciocchezza. Ma
questa è proprio la mentalità a cui il governo cinese educa la sua gente. Cina e Vaticano hanno rotto le relazioni diplomatiche dal 1951, quando Mao Zedong cacciò dal paese l'ultimo nunzio apostolico. Per riallacciarle, Pechino pone due condizioni. La prima è che il Vaticano rompa le relazioni con Taiwan. Il cardinale Sodano, a fine ottobre, ha detto chiaramente che questo non sarebbe un problema. Più ostica la seconda condizione posta da Pechino, che il Vaticano non interferisca negli affari interni della Cina. Tra le righe significa che il Vaticano non abbia l'ultima parola sulla nomina dei vescovi. Secondo padre Cirvellera, questa condizione nasconde il cuore del problema, ovvero la libertà religiosa. I rapporti diplomatici non sono la panacea della situazione in Cina, sono uno strumento che può aiutare la situazione della Chiesa in Cina, ma non sono indispensabili. Quello che è indispensabile è la libertà religiosa, per questo io ho applaudito quando il cardinale Sodano ha detto non c'è bisogno di avere rapporti diplomatici se non c'è piena libertà religiosa. Come finirà? In Cina ci sono 150.000 nuovi battezzati all'anno e il battesimo è possibile solo per i maggiorenni. La crisi del maoismo ha provocato un diffuso bisogno di religiosità, che per ora favorisce soprattutto il buddismo. La Cina però potrebbe essere un serbatoio immenso di anime per il futuro della Chiesa. E il Vaticano lo sa. Secondo padre Cervellera, il messaggio di Cristo può essere seducente per i cinesi. Attualmente ha un grande appeal, perché non parlerei di disgelo dell'ideologia marxista, parlerei di un tonfo enorme dell'ideologia marxista in Cina, cioè in Cina non ci crede più nessuno al marxismo. E quindi attualmente la gente cerca in tutti i modi qualche valore per cui vivere. Secondo me prima o poi la Cina dovrà accorgersi che ha bisogno delle religioni. Attualmente la Cina è in preda a delle tensioni sociali così enormi, così difficili, che avrà bisogno di qualcuno, di qualche interlocutore per creare una situazione di riconciliazione. E su questo le religioni e la Chiesa cattolica saranno le benvenute. Il mio sogno è che la Cina diventi cristiana e che il Papa possa andare a Pechino, perché è una bellissima e aristocratica città. I primi contatti tra cristiani e cinesi risalgono al tempo dell'impero Tang. Era il 635 quando il monaco nestoriano Alopen giunse a Chang'an, antica capitale dell'impero di mezzo. La Cina era già allora una grande civiltà millenaria. Per conoscerla da vicino non bisogna perdere a Treviso una mostra. Si chiama La Via della Seta e la Civiltà Cinese, sottotitolo La Nascita del Celeste Impero. Vi sono esposti vari oggetti e opere d'arte che coprono un arco di tempo che va dal 221 a.C., anno di fondazione dell'Impero Celeste, al 970 d.C. Resterà aperta fino a fine aprile ed è la prima di una serie di mostre che illustreranno tutte le tappe della civiltà cinese. A Treviso, alla casa dei Carnalesi, non solo i guerrieri di terracotta del primo imperatore Qin, ma anche i raffinati oggetti del Rinascimento cinese, ovvero la dinastia Tang. Continente Cina vi saluta e vi lascia gli ideogrammi del professor Yuan Huaqing. Oggi tocca la parola bambino. Vediamo adesso come si scrive bambino nella lingua cinese. Si scrive in questa maniera e si legge è composto sempre da due parti. Qui abbiamo visto il profilo di una donna incinta. Il bambino nella sua pancia esce fuori e viene dato un bambino. Vediamo adesso un altro ideogramma. Abbiamo visto sempre una donna incinta con la pancia angosta, però il bambino è qua dentro, quindi questo vuol dire gravidanza, perché si pronuncia lì. I'm gonna go get some more.
trovati al notiziario della mezzanotte. Ieri, nel giorno di Natale, centinaia di persone hanno partecipato a Roma alla marcia in favore dell'amnistia organizzata dai radicali italiani. Ce ne parla Francesco Corso. La si può definire una manifestazione di elite quella che si è tenuta a Roma a favore dell'amnistia e voluta fortissimamente da Marco Pannella e dallo SD. Secondo la polizia non erano più di 400 persone, ma i volti noti erano molti. C'erano due senatori a vita, Cossiga e Napolitano, tanti leader del centro-sinistra, da Boselli a Fausto Bertinotti a Massimo D'Alema. Io credo che chi dice di no se ne prenderà la responsabilità di fronte al Paese. Mentre di Forza Italia era presente un solo deputato, Mario Pipe, e dell'UDC Alessandro Forlani. Io so che su questi temi non bisogna creare illusioni, ma quantomeno ci deve essere l'impegno e la battaglia, perché la situazione dei nostri istituti di pena è molto grave e in tanti casi in condizioni al di sotto di quelli che devono essere i parametri di tutela della dignità umana. Il ministro delle pari opportunità, Stefania Prestigiacomo, ha invece dato la sua adesione. C'era anche Vittorio Sgarbi e De Michelis, polemico con il suo schieramento. Il centrodestra non dovrebbe basare le proprie scelte su ragioni elettorali. Marco Pannella ha spiegato così le ragioni della manifestazione. Con l'amnistia noi possiamo, come dicono i tecnici, sgombrare, che è la cosa più importante, i tavoli dei magistrati dalle migliaia e, diciamo, dei milioni di dossier nei quali sono sepolti. Il leader radicale ha anche polemizzato con i sindacati proprio per la scarsa partecipazione alle iniziative. Perché, spiega, sanno organizzare 1 milione di persone, ma hanno qualcosa di antropologico contro il tema dell'amnistia. Comunque, la manifestazione qualcosa ha mosso. Pier Ferdinando Casini ha convocato per il 27 dicembre la Camera perché ciascuno si assuma le sue responsabilità. La piazza va rispettata, ammonisce, ma è il Parlamento a legiferare. Niente sarebbe più intollerabile che suscitare aspettative nella popolazione carceraria senza realistiche possibilità di soddisfarle. AN e Lega si sono schierate contro. Per un provvedimento di amnistia o di indulto è necessario il sì di 2/3 del Parlamento. I pellegrini sono tornati a visitare la città della Natività dopo anni di tensioni e di paure. Nella Basilica il Patriarca di Gerusalemme, Monsignor Michel Sabah, ha evocato una nuova era di pace. Sul fronte politico però le notizie non sono incoraggianti. Il primo ministro israeliano Ariel Sharon ha dato ieri il via alla creazione di una fascia interdetta ai palestinesi nel nord della striscia di Gaza per contrastare il lancio di missili Qassam da parte dei guerriglieri. Sharon ha anche ribadito di aver negato l'autorizzazione ai palestinesi di Gerusalemme Est di partecipare alle elezioni legislative del 25 gennaio. Lo sentiamo da Betlemme, l'inviato Carlo Maria Rosario. Un Natale sereno come non si vedeva da anni a Betlemme, cittadina famosa non solo per la cristianità, ma per quella chiesa della Natività che sorge sulla grotta davanti alla quale oggi migliaia hanno atteso pazientemente il loro turno, ma anche purtroppo per essere una delle ferite aperte nello scontro costante tra israeliani e palestinesi. A due passi da Gerusalemme, quasi un sobborgo, 40.000 abitanti, popolazione palestinese 2/3 musulmana, 1/3 cristiana, oltre il 70% di disoccupati. Adesso c'è anche un grande muro di cemento ad isolarla per impedire l'ingresso ai terroristi, dicono gli israeliani, per trasformarla in una gabbia a cielo aperto, sostengono i palestinesi. Ma il muro è soprattutto un grande problema economico e sociale. Proprio oggi gli abitanti di Beit Shaul accendono le loro candele per protestare contro la confisca delle terre da parte israeliana. Per loro Israele vuole strozzare l'economia palestinese, apre a singhiozzo i cancelli. Il premier israeliano Sharon ha confermato il blocco dei transiti da Gaza e Cisgiordania fino al prossimo 3 gennaio. Anche per questo il Natale di Betlemme è stato importante. Il ritorno in massa dei pellegrini, con lo saturato da Israele, concede alla tasca palestinese un po' di fiato. Fiato che non risparmia il patriarca latino Sabah per chiedere, durante le solenne celebrazioni natalizie, di imboccare la strada del dialogo e smantellare il muro. Si sta creando un clima politico nuovo, ha detto il patriarca. Toccherà le decisive elezioni israeliane e palestinesi nei prossimi anni capire se era solo un fuoco di paglia. Prima benedizione Urbe et Orbi per Papa Benedetto XVI, nel suo messaggio natalizio il pontefice ha lanciato un monito: l'uomo tecnologico, ha detto, rischia l'atrofia spirituale. Il servizio di Giovanni Battista Brunori.
non basta. Le minacce che gravano sull'umanità, come il terrorismo, la povertà, il riarmo, ma anche il percorso dell'uomo tecnologico che incassa un successo dietro l'altro, eppure appare fragile, preoccupano Benedetto XVI al suo primo messaggio, Urbi et Orbi natalizio. L'affondo del Papa teologo è proprio sull'uomo moderno, nonostante i progressi dell'era tecnologica, ha sottolineato Ratzinger, l'uomo rischia di essere vittima dei successi della propria intelligenza, rischia l'atrofia spirituale, un vuoto del cuore. L'uomo moderno, adulto, eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, lasciati prenda per mano dal bambino che potremme. Il Papa chiede pace per il Darfur, la Terra Santa, l'Iraq, la Corea, invoca un nuovo ordine mondiale fondato sulla giustizia e sulla pace. L'umanità unita, dice il Pontefice, potrà affrontare minacce come il terrorismo, la povertà umiliante che grava su milioni di persone, la proliferazione delle armi, le pandemie, il degrado ambientale. Quindi gli auguri di Natale in 33 lingue, come tradizione, un pensiero speciale per Roma e per il nostro paese. Forse il popolo italiano mantenere sempre viva la memoria di questo evento su cui poggia l'eredità cristiana che ha fecondato la storia e l'intera cultura dell'Italia. Buon Natale a tutti voi! Cinque iracheni e un soldato americano sono morti nelle ultime 24 ore. I primi sono rimasti vittime di un'autobomba guidata da un kamikaze che si è lanciata contro due veicoli dell'esercito iracheno nella zona centrale di Baghdad. Sempre a Baghdad, un marino è morto colpito da un ordigno esplosivo mentre era di pattuglia. Al-Qaeda intanto in un comunicato ha annunciato di aver sequestrato e ucciso tre donne e un uomo arabi che lavoravano per le autorità statunitensi nella zona verde della capitale. Ed è ancora silenzio sulla sorte di quattro operatori umanitari occidentali e del dipendente dell'ambasciata giordana, tuttora in mano dai sequestratori. La Corte Suprema di Tripoli ha oggi ordinato un nuovo processo per le cinque infermiere bulgare e per il medico palestinese condannati a morte in primo grado in Libia con l'accusa di aver deliberatamente contagiato con il virus dell'HIV 426 bambini libici, 51 dei quali sono morti. Unione Europea e gli Stati Uniti avevano accusato il Tribunale libico di basarsi su prove fondate e attribuiscono il caso di contagio alle pessime condizioni igieniche degli ospedali libici. Imputati in carcere da 7 anni si erano appellati al diritto internazionale. Tragedia di Natale in Guatemala, 5 bambini, fratellini, sono morti in un quartiere degradato della periferia della capitale Guatemala City a causa di un incendio provocato nella loro casa dai fuochi di artificio. La madre aveva lasciato i 5 figli a letto per cercare il loro fratellino quando un tradizionale petardo natalizio è caduto all'interno della loro casa di legno e ha innescato il rogo. Le vittime avevano 2, 3, 6, 10 e 13 anni. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del notiziario, adesso vi lascio le informazioni sul tempo, poi per l'approfondimento ci occuperemo dei nuovi dati economici che fanno della Cina la sesta potenza mondiale. Il gigante orientale in questo modo scavalca l'Italia. A parlarne il corrispondente della stampa da Pechino, Francesco Sisci, noi ci vediamo con il notiziario alle 9:30, più tardi, grazie. Aria fredda ed instabile tende ad avvicinarsi alla nostra regione. Nella prossima mattinata al nord si prevede cielo parzialmente nuvoloso sul settore alpino e prealpino, nuvoloso altrove con piogge e neve sui rilievi. Nel pomeriggio la nuvolosità interesserà tutto il settentrione con locali nevicate sulle Alpi, sugli Appennini ed in serata localmente anche in pianura. Deboli piogge altrove. In mattinata al centro e sulla Sardegna si prevede cielo irregolarmente nuvoloso con piogge sparse e neve sui rilievi appenninici. Durante il pomeriggio non avremo significativi cambiamenti, schiarite serali sull'isola.
In mattinata al sud sulla Sicilia si prevede nuvolosità irregolare a tratti intensa con piogge più probabili su Molise e Campania. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità rimarrà intensa ed associata a piogge sparse più abbondanti sul versante tirrenico. Venti deboli dai quadranti settentrionali al nord, da deboli a localmente moderati dai quadranti occidentali altrove, molto mossi al Mar Ionio, da poco mossi a mossi i restanti vicini. Le temperature minime in lieve aumento oscilleranno tra meno 4 e 14 gradi. Le massime anch'esse saliranno temporaneamente di qualche punto e andranno da 6 a 17 gradi. La crescita del prodotto interno lordo già stellare rispetto ai valori europei è stata rivista al rialzo per il 2004 di 283 miliardi di dollari, facendo così passare il gigante asiatico al sesto posto delle potenze economiche mondiali davanti all'Italia, subito dietro Francia e Gran Bretagna, che potrebbero essere superate coi dati del 2005. In collegamento da Pechino, Francesco Sisci, corrispondente del quotidiano La Stampa. Benvenuto Sisci. Buongiorno. Si sapeva che il PIL cinese fosse sottostimato e inevitabile era il sorpasso sulla stagnante economia italiana. Quello che è interessante è osservare però i vari settori di crescita. Uno dei dati più eclatanti viene dal comparto dei servizi, che risulta ampiamente sottostimato, un dato che però non è del tutto inaspettato, Sisci. Assolutamente, per due motivi. Uno, perché il settore dei servizi naturalmente è quello che tende a dichiarare poco, proprio per cercare di evitare le tasse. L'altro è perché gli stessi parametri di rilevamento dell'economia sono arretrati rispetto al cambiamento strutturale in corso, quindi non rilevavano il cambiamento nel settore dei servizi, che infatti conta per il 93% del nuovo conto economico. La cosa interessante è che questi nuovi dati, Francesco Sisci, dice anche il fatto che l'economia cinese non sia più solo trainata dalle esportazioni ma anche dai consumi interni, che di solito tendevano a essere un po' stagnanti, cresciuti più del previsto. Sì, questo è nella stessa direzione della crescita dei servizi, cioè nel complesso la fotografia che emerge è di un'economia più sana di quanto ci si aspettasse, e questo dato smentisce doppiamente tutti quelli che pensavano che la crescita economica cinese fosse finta, fittizia. In realtà la crescita economica cinese è più forte del previsto e più sana del previsto. Un'altra osservazione interessante da fare è che l'altro dato importante che emerge è che l'afflusso dei capitali di investimento stranieri in Cina non accende a diminuire, anzi continua a crescere in maniera molto forte, e allo stesso tempo però in molti editoriali che si sono scritti in Italia, in Occidente, su questa crescita cinese si sottolinea il fatto che questo boom economico avvenga in un vuoto di democrazia con cui l'Occidente dovrà prima poi fare i conti. Allo stesso tempo però l'Occidente investe in Cina. Tu cosa pensi di questo aspetto? Ma questo forse è l'aspetto più interessante di tutta la vicenda, cioè in realtà l'Occidente vota con i propri portafogli a favore della Cina, investe, mette i soldi e conta ben più di un voto in Cina. D'altro canto in qualche modo si lava l'anima dicendo che la Cina è poco democratica, dicendo che la Cina inquina, eccetera. Ma in realtà quello che sta succedendo in Cina è grosso modo quello che è successo in Europa, in America, nelle prime fasi dello sviluppo capitalista. La Cina è poco democratica, inquina come lo faceva l'Inghilterra o l'America 100 anni fa.
in realtà il modello di sviluppo capitalista in qualche modo che non è e non è, riesce a essere diverso, sono che si scontrano due mondi. Da una parte c'è quello del capitalismo avanzato che cerca di risolvere questi problemi come l'inquinamento, come la mancanza di democrazia e di libertà nel suo tema, e dall'altra parte invece i nuovi paesi emergenti, Cina in testa, che scontano ancora questi peccati originali. Questo credo che sia un grande problema, un profondo problema che ci coinvolge e forse potrebbe, se non affrontato con precisione, creare problemi e attriti profondi tra Cina e noi. In qualche modo questi problemi potrebbero diventare gravissimi quando poi la Cina avrà superato non solo Francia e Gran Bretagna, ma anche America e Giappone messi insieme, cose che potrebbe venire di qui a 20 anni. Grazie Francesco Sisci, la linea torna alla regia. They will all have to give and take. Gli attori principali come Cina, USA e Brasile dovranno dare e avere, e l'Unione Europea dovrà muoversi. Come gli altri, questa settimana hanno fatto qualche passo avanti, diciamo un 5% come media, non siamo ancora ai 2/3 della strada. Not yet the 2/3 of the way. I think what is in the document. Credo che il contenuto dell'accordo possa essere definito modesto ma non insignificante. Modesto nel senso che non sono espresse chiaramente le modalità, non sappiamo di quanto verranno ridotti né quanto sarà rapida l'eliminazione dei sussidi alle esportazioni, e non conosciamo l'entità dell'accesso al mercato nei paesi sviluppati. In questo senso lo definirei modesto. L'Unione Europea è stata in grado di assumersi le proprie responsabilità, di dare il proprio contributo e assicurarsi che possiamo aiutare, unire persone diverse a ridurre le differenze per procedere in colloqui. Lo abbiamo fatto, ma avremo ancora molto lavoro da svolgere nel 2006. Credo che di fronte alle violenze del WTO mostriamo la resistenza degli agricoltori del mondo. Ci sono agricoltori provenienti da molte parti del mondo che cercano di entrare nella sede del WTO. Questa è una grande determinazione. Vogliamo parlare della vita degli agricoltori che stanno morendo sulle loro terre. È veramente notevole se si pensa che 149 paesi si sono riuniti, hanno discusso per una settimana, ognuno con il suo punto di vista. Nessuno è totalmente soddisfatto del risultato, ma tutti noi abbiamo firmato il testo su base consensuale, e si tratta di un'organizzazione basata sul consenso, non di una democrazia. Se Cancun ha fallito per la questione del cotone, anche qui ad Hong Kong abbiamo assistito alla stessa cosa, ma a un livello più basso. Il sistema in teoria dovrebbe funzionare, ma al momento è orientato sui paesi più ricchi. I paesi ricchi traggono vantaggio dalle regole del commercio, sono in grado di proteggere i loro mercati e distruggere i mercati dei paesi più poveri. Benvenuti alle tante. Queste erano le voci dei protagonisti del vertice dell'WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che si è tenuta a Hong Kong, in Cina, all'inizio di dicembre. Erano i protagonisti paesi, contadini, organizzazioni non governative, e tra i paesi, le vecchie potenze, possiamo dire, Stati Uniti, Unione Europea, e le nuove potenze. Abbiamo visto, c'è il suo Bolivia, il ministro degli esteri brasiliano, ma con lui c'erano gli indiani, la Cina naturalmente. Si stanno riconfigurando
le geografie del potere commerciale, e comunque non soltanto commerciale. Dunque, ne voglio parlare con Antonio Cricalico, che è coordinatore della campagna per la riforma della Banca Mondiale, rappresenta Hong Kong, ed è un nostro ospite. E poi ne parleremo anche con Paolo Guerrieri, professore di economia internazionale alla Sapienza di Roma. Ma vogliamo capire cosa è successo a Hong Kong, insomma, dopo 6 giorni di aspri contrasti, è venuta aggiornata una conferenza, i ormai 149 paesi della WTO hanno raggiunto un accordo, in effetti una intesa minima, ma che consente comunque di tenere in piedi questo ciclo negoziale sulla liberalizzazione degli scambi e anche sullo sviluppo, dovrebbe essere, che è cominciato a Doha nel 2001. Fa effettivamente un passo avanti nel capitolo agricolo. Si è stabilito che il 2013 sarà la data entro la quale dovranno essere eliminati tutti i sussidi all'export. Ma viene rilanciato, e questo è stato in qualche modo una sorpresa, il tema dei servizi, in sostanza l'apertura dei mercati dei paesi in via di sviluppo agli investimenti dei paesi industriali, Stati Uniti, Unione Europea, ma anche Cina, India, naturalmente, Brasile e altri ancora. E i settori coinvolti vanno dalle banche alle telecomunicazioni, ma anche l'acqua e la sanità. In questo senso il documento fissa l'inizio delle trattative al febbraio prossimo del 2006 e addirittura una chiusura, pochi mesi dopo, nell'ottobre. Su tutto il resto, il documento conclusivo di Hong Kong è una serie di impegni molto generici, le norme vincolanti vanno ancora definite e mancano anche date percentuali. Il ministro brasiliano Cesare Lula ha detto molto chiaramente, e ve ne parleranno a Ginevra in aprile prossimo. L'Europa riesce un po' male, un'intransigenza sui sussidi agricoli era quasi da aspettarsi, l'obiettivo qualche modo riuscito è stato di far spostare dal 2010 al 2013 la scadenza per sovvenzione all'estero. 3 anni in meno avrebbero avuto grandi impatti sul bilancio comunitario, in questo caso se ne riparlerà dopo il 2013, quindi sul bilancio 13-19. Quello che invece salta fuori è che gli Stati Uniti sono tra i vincitori, non hanno fatto quasi nessuna concessione anche sul cotone, quindi verseranno ancora i 4 miliardi di dollari all'anno ai propri coltivatori, non hanno concesso accesso e tassi zero sul proprio mercato per i prodotti agricoli delle 50 nazioni più povere. Cioè, per il generico, ma restano comunque le quotazioni tariffarie per i 420 prodotti americani più importanti, e poi pochi vincoli sul taglio dei sussidi all'export agricolo. Quanto al cartello dei paesi emergenti, dunque eliminare Brasile, India, Cina, le loro incassano l'apertura europea sull'agricoltura e guadagnano l'accesso per le proprie industrie e per i propri servizi al mondo meno sviluppato. Insomma, è stato veramente un successo. Perdenti, come sempre, i paesi più poveri. Ecco, Antonio Cricalico, lei è là. Analisi da cominciare? Direi complessivamente di sì. Direi che senza dubbio i perdenti sono quasi più poveri, direi anche larga parte della società civile internazionale che ha cercato di sostenere le loro richieste, far sentire la loro voce. Emerge però un lato politico ulteriore, cioè il modesto successo di Hong Kong in realtà, a mio giudizio, apre la strada per una possibile modesta chiusura del ciclo negoziale lanciato a Doha nel 2001. Ecco, dicevamo delle geografie del potere commerciale, secondo lei? È cambiato, sta cambiando pesantemente? Direi senza dubbio sì. Mi sembra che di fatto il Brasile e le altre grandi economie emergenti ormai accettano una logica del negoziato, se vogliamo a ribasso, perché si sentono forti di trattare poi fuori dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a pari titolo con le altre potenze del nord del mondo, dei paesi ricchi. In questo contesto chi perde sono di fatto coloro che da un sistema autenticamente multilaterale democratico potrebbero avere dei vantaggi. Purtroppo il WTO avrà un futuro probabilmente ridimensionato e senza dubbio il sistema multilaterale potrebbe avere un ulteriore scosso nella crisi. Ecco, in questo caso si entra che pari nel capitolo servizi, è un capitolo che all'Unione Europea è stato e sta molto a cuore perché siamo esportatori di servizi agli Stati Uniti, un po' meno, ma anche i destinatari di questo sono quei paesi in cui i servizi non funzionano e che in Europa non potrebbero neanche pagare troppo. Però per noi è fondamentale, l'Unione Europea ha puntato troppo sui servizi e soprattutto ha dovuto parlare sul resto. Qual è stata secondo lei la strategia negoziale dell'Unione Europea in questo senso? È stata ancora una volta una strategia ad elevato rischio, aggiungerei da pochi vista un po' inesperto,
nel senso che ha intanto risposto al fianco dell'Unione Europea a una tattica molto più astuta da parte dell'India e Brasile e degli stessi Stati Uniti, che volevano sì questa apertura dei mercati sui servizi, ma non così strutturali e aggressive, ma soprattutto ha rischiato di mettere l'Unione Europea nell'angolo al punto da dover mollare una certa necessità di aprire il mercato dei servizi quando gli altri paesi possono ottenere le stesse cose in altri fori negoziali. Ma ora sentiamo uno strato di un'intervista che abbiamo realizzato ieri al professor Guerrieri, che annunciamo prima, sentiamola. Credo che per il prossimo anno gli scenari sono due sostanzialmente. Uno scenario è quello più negativo, che poi il tempo sia poco, le posizioni siano troppo distanti, Europa e Stati Uniti non si mettano d'accordo, non si fa l'accordo e quindi a questo punto si entra in una specie di congelamento del dollar AUN 2007-2008, perché le presidenziali americane, la fine del mandato negoziale dell'amministrazione Bush, significano che prima di 3 o 4 anni non si possano riprendere i negoziati. Lo scenario dunque positivo, perché sconta un accordo, e qui naturalmente l'accordo significa soprattutto che Europa e Stati Uniti, come dire, escano, vengano fuori da quelle che sono state per ora posizioni di retroguardia, soprattutto l'Europa, che è poi passata per il capo espiatorio del fallimento finora nel Doha Round, quando in realtà certamente la posizione europea è debole sull'agricoltura, deve fare passi avanti sull'agricoltura, ma in realtà ha tutto da chiedere per quanto riguarda in realtà le altre temi, perché non dimentichiamoci che gli Stati Uniti, che appunto hanno avuto un'abilità anche negoziale tattica di apparire poi come coloro che avevano fatto finora tutto il possibile, sono invece quello stesso paese che nei confronti ad esempio delle concessioni verso i paesi più poveri, dell'area più in via di sviluppo meno avanzata, sono quelli che si sono irrigiditi in una posizione inaccettabile dal punto di vista della giustificazione. L'agricoltura si innesca il discorso di Hong Kong e il seguito delle trattative su quello che è successo quasi negli stessi giorni a Bruxelles sul bilancio 2007-2013. La Francia, che percepisce il pari del 22% complessivamente delle sovvenzioni agricole, ha fatto di tutto per non poter ridurre la propria quota, però dovrà farlo. In questo senso è un'innovazione radicale, qui a pochissimi anni, perché in realtà il 2013 è più vicino di quello che sembra, anche se mancano 8 anni al momento. Prego. I due partiti erano collegati, a differenza di quello che si diceva all'inizio, loro non lo sono tuttora. Io non escluderei che si inizierà un processo di revisione della politica agricola comunitaria già nel 2009-2010, cioè quella revisione sarà poi la vera e propria riforma di nuovo che avverrà. Si sapeva già che dei soldi prima o poi si dovevano tagliare, che questo probabilmente sarà l'ultimo giro dei grandi sussidi. Ed è chiaro che politicamente la Francia ha giocato al massimo la carta per cercare di strappare altre concessioni che saranno probabilmente modeste. La questione però rimane, cioè complessivamente oggi l'Unione Europea si troverà di fatto e si trova costretta a campare a rivedere la propria politica comunitaria in funzione del dettato del WTO, che era quello che originariamente volevamo evitare. Non è una situazione positiva, penso che sono stati dati degli errori seri da parte della Commissione Europea. I paesi membri non hanno quella statura politica per intavolare una prospettiva diversa, almeno oggi. La stessa mancanza di statura che in qualche modo si è visto nei recenti vertici europei a Bruxelles. Bene, la frase termina qui, grazie Antonio Riccardo per essere stato con noi. Vi ricordo il vostro indirizzo di posta elettronica, atlante@rai.it. Arrivederci, alla settimana prossima.